Allora ragazzi, nervoso passato, nervoso ormai è passato, e quindi raccontiamo un attimo la partita di ieri in maniera più serena. Certo, non cambiano i miei pensieri, non cambiano, non, diciamo, non, li racconterò, li commenterò, diciamo, in un modo più tranquillo e sereno. Perché come sapete, come dico sempre, è calcio, quindi se il calcio ti deve scombussolare, no? Una settimana non fa per me. Allora, prima di iniziare volevo dire a Giancarlo Magoni, quello che mi ha commentato ieri, che ha scritto Taci Terrone, che sono orgoglioso di essere Terrone, sono orgoglioso di essere Terrone. Però attenzione, perché io sono Terrone, ma tu sei un cornutone. Chiedi in giro, vicino a casa tua. Può darsi che lo sappiano tutti. Allora, andiamo avanti. Cos'è che mi dava fastidio ieri? Mi dava fastidio il fatto che non riuscivamo a segnare, no? Ed ecco, no? Queste poi sono cose che pensi a freddo, no? Perché dici, vabbè, ma se quello che crei, no? E poi non lo concretizzi, poi diventa difficile, come devo dire, mettere la partita sui binari giusti, no? Cioè, nel senso, una cosa è stare 0-0, una cosa è stare 1-0, quando ti arriva quella situazione un poco scandalosa, no? Perché quella punizione là di Leao, su Leao, quella punizione per il Lecce tutta la vita. Non lo dico io, lo dicono anche le televisioni, lo dicono tutti. Ieri Costacurta che cosa ha detto a fine partita? Ha detto quella è punizione per il Lecce, non per il Milan. Costacurta è milanista. Quindi vabbè, niente, sì, da quella punizione poi arriva il primo gol e lì ragazzi, quando il Milan gli dai il campo poi è logico, no? Il Lecce si apre, si innervosisce più che altro. Avete visto Dorgu, no? Quanto tempo ha protestato? E anche sul secondo gol c'era il fallo su Dorgu, ma vabbè, lasciamo perdere. Il Lecce si innervosisce e subiamo il Milan, perché poi al Milan quando gli dai il campo diventa devastante. E poi sono le classiche grandi squadre, no? Che in 5 minuti ti fanno fuori, in 5 minuti il Milan alla fine ci ha fatto fuori. Nel secondo tempo poi ha avuto le praterie, ha avuto un sacco di occasioni, ma il secondo tempo ormai non fa più testo. E quindi amen, ragazzi, è andata così, amen. Peccato perché davvero per 38 minuti mi sono divertito a vedere un Lecce davvero in forma, in palla, che metteva in difficoltà il Milan. Sembrava il Lecce la squadra che giocava in casa. E mi ripeto, due tiri in porta a zero fino al gol, due tiri in porta a zero, cioè nello specchio della porta, a zero per il Lecce, due tiri in porta a uno fuori dallo specchio della porta per il Lecce, quattro calcio d'angoli a uno per il Lecce, tutto fino al 38esimo. Poi subisci quel gol e addio. Quella è la cosa che io avevo paura, cioè nel momento in cui il Milan ti fa gol e tu ti devi scoprire. Quelli diventano devastanti e ciò proprio. E vedete, no? Quando Leao ha la possibilità di girarsi e di partire in progressione oppure di avere il tempo di pensare a chi dare il pallone, no? Come quel passaggio a Theo Hernandez, no? Quel passaggio è stato meraviglioso. A Theo Hernandez quando ha fatto il secondo gol, lì ragazzi parliamo di una classe superiore, cioè di una squadra, no? Molto superiore alla tua. Però, detto questo, tu stavi facendo davvero un partitone e stavi facendo paura al Milan. Ecco, questo neanche quello là che mi ha chiamato Terrone potrà dire, cioè, come devo dire, io non penso che un milanista possa dire che ieri nei primi 38 minuti non ci fosse solo una squadra in campo. No? Ok? E stavamo annullando bene tutte le loro fonti di gioco, Dorgu non faceva toccare un pallone a Leao, ecco questo è l'altro, no? Che ha scritto Dorgu massacrato da Leao, cosa? Dorgu massacrato da Leao, cosa? Leao non ha visto un pallone fino al gol del Milan praticamente. E poi è logico, una volta sull'1-0 per il Milan, il Lecce si è dovuto scoprire, Leao ha avuto più spazi ed è logico che poi Leao con gli spazi diventa, come ho detto prima, devastante, devastante. Però ragazzi c'è il problema del gol, il problema del gol è un problema che sta diventando, non me la sto prendendo con Cristo, dice, eh? Sta diventando davvero un poco
assillante, no? E parlo proprio del gol in generale, di tutta la squadra. E poi avete visto Banda, no? Cioè, quando è entrato Banda, davvero, cioè Banda è l'unico, no? Che davvero sa farsi fare i falli, sa far buttare fuori gli avversari con le espulsioni. E io ieri ti avevo detto, ho detto Banda va messo dall'inizio a sinistra su Emerson Royal, perché se tu metti Banda su Emerson Royal a sinistra, quello lì sì che davvero ti metti, che se non vedete già è entrato poco poco, ha preso palo, ha fatto espellere il calciatore. Cioè, nel senso, non si possono lasciare in panchina quelli forti che ti possono spaccare una partita e possono portare i calciatori avversari ad essere espulsi, come è successo ieri con Baltesaghi. E quindi va bene, ragazzi, è andata la sconfitta con Milan a Milano. Non è che sto dicendo che è un qualcosa di fantascientifico, la sconfitta col Milan a Milano ci sta, ci sta tutta. Mi dispiace, ripeto, per come sia arrivata, perché se il Milan fa 3 gol in maniera tranquilla, pulita, e nessuno dice niente. E quelle sono le grandi squadre, ripeto. Tu puoi giocare 80 minuti come ha giocato il Lecce nei primi 38 minuti. Puoi giocare anche 80 minuti. Poi quelli con una giocata di qualità ti purgano. Perché? Perché sono calciatori di qualità. Trovatemi una squadra nel mondo, non in Italia, nel mondo che si possa permettere un Teo Hernandez e un Leao sulla fascia, no? Cioè io sapete che faccio quando dico noi abbiamo Gallo e Dorgu, no? Mi faccio tutto il. Lì stiamo parlando di Teo Hernandez e di Leao. Tenuti bene, tenuti a bada nei primi 38 minuti. Ecco perché io penso sempre: e se non ci fosse stata quella punizione, sarebbero rimasti così concentrati, no? Così tranquilli, no? Perché poi alla fine in tutta tranquillità li stavano tenendo a bada. E allora mi chiedo quello, però a questo non ci può essere una risposta. Quindi alla fine il campo ha detto 3-0 per il Milan e amen, ragazzi, amen. Però secondo me l'arbitro sulla coscienza quella punizione al Milan ce l'ha, perché quella è punizione per il Lecce tutta la vita, tutta la vita. E che cosa poteva fare Dorgu? Ditemi, che cosa poteva fare Dorgu? Si vede che Leao che va a sbattere sopra Dorgu, non è Dorgu che si ferma e si fa diciamo per non far passare Leao. Cioè si vede proprio, si vede proprio. E non lo dico io, ricordatevi, lo dicono anche nelle trasmissioni ex calciatori, quella non è mai punizione, da lì nasce il gol. Da lì ci apriamo e prendiamo altri 2 gol in 2 minuti. E purtroppo quando al Milan tu dai queste possibilità, il Milan ti spacca, perché il Milan è una squadra troppo piena di qualità. E che quando ha 1 metro, quando tu gli concedi 1 metro, ti spacca, ti fa male. Va bene ragazzi, dai, andiamo a pensare alla prossima. Mi dispiace solo che queste partite capitino di venerdì e poi dice, mo che faccio? Tutto il weekend. Ciao.